Ciao ragazze, ciao ragazzi, io non posso fare a meno di guardare questi rotolini osceni che si formano con i top in estate, cioè spero di non essere l'unica con questo problema, fate finta di non vederli, vi prego, copriamoci. Comunque, oggi vi faccio il video haul delle cose che ho preso ad Amsterdam e delle cose che mi sono arrivate nell'ultimo periodo, quindi vi farò vedere un sacco di roba, ho fatto spese folli da Saint Laurent, da Chanel, adesso vedrete tutto e in più ci sono anche tutte le novità estive, make upose, quindi non vedevo l'ora di filmare questo video perché non vedevo l'ora di spacchettare tutte le cose che ho qua pronte da farvi vedere. Prima cosa che mi è arrivata è questo stand, aiuto, non mi era mai arrivato un vero e proprio stand da negozio e questo è di Essence ed è per celebrare i 15 anni di Essence, appunto, ma va, e quindi buon compleanno Essence. Tra l'altro è stato fichissimo perché è stato un po' come a scuola, cioè dovevo capire dove andasse cosa perché mi hanno spedito tutto praticamente impacchettato e io ho dovuto montare questo stand, ma ne valsa la pena perché veramente oggi non parlo normalmente, cioè non che io normalmente parli normalmente, però oggi è peggio se ha un senso. Comunque ho dovuto praticamente costruire io sto coso e devo dirvi che è una figata perché sembra un po' una torta di compleanno, non lo so. E poi ogni cialdina ha una confezione con tantissimi glitterini e ci sono vari prodotti, ci sono ombretti in cialda che poi si vanno ad inserire nelle palette e guardate queste palette, ci sono le perline, se mi seguite da un po' probabilmente vi ricorderanno un'altra confezione molto conosciuta che io amo, di Givenchy, e adesso Essence ha fatto praticamente la stessa identica cosa, figata, quindi ci sono queste cialdine che poi si inseriscono nelle palette, ci sono un sacco di ombretti, poi ci sono blush, fixing powders, quindi ciprie, highlight powders, quindi illuminanti in polvere, e poi lip powders che io devo assolutamente provare, vi giuro che non so come funzionino, ma sono delle polveri per le labbra, e poi ci sono le lip base, che anche queste non so esattamente che cosa siano, credo siano proprio delle basi per il rossetto, perché luce le labbra, e poi appunto altre palette, anche da questa parte, queste sono un po' più ampi, un po' più grandi. Poi mi è arrivato un pacchetto da Urban Decay, sono sempre emozionatissima quando mi arriva roba Urban Decay o comunque di brand che io ho sempre acquistato anche molto prima di iniziare YouTube, quindi ancora non ci posso credere che vi arrivino queste sorpresine, quindi vediamo insieme che cosa c'è. È un Meltdown Makeup Remover, ah, un oil stick, quindi è praticamente uno struccante in stick. Cioè, che figata, non avevo mai visto una roba del genere, sono l'unica, o forse cioè, arrivo tardi io come al solito, magari tutti lo conosceranno. Io non avevo mai visto un makeup remover in stick, vi giuro. Sono troppo curiosa di vedere come funziona. Poi qui, allora, ci sono un Vice Special Effects Long Lasting Water Resistant Lip Top Coat. Wow, che figata, è un... praticamente sì, un prodotto che ti va a spennellare sulle labbra un sacco di glitter. Oh my goodness, che figata pazzesca. Cioè, tutto prodotti di cui io non sapevo l'esistenza. Poi c'è la classica eyeshadow primer potion. Amo la primer potion di Urban Decay. Ma questa è free base. Che cosa vuol dire? È bianca. Quante novità. E cos'è? Ah, cioè proprio bianca, questa è fantastica quando usate ombretti colorati perché ve li fa saltare, li fa risaltare ancora di più, i colori sono ancora più forti se usate una base bianca. Che figata, mancava questa cosa da Urban Decay, devo dire, hanno pensato bene di aggiungerla. Poi c'è un'altra primer potion, ma questa è colore Sin e la conosco bene perché adoro questa base, anche se è metallizzata, non uso quotidianamente le basi metallizzate, ma questa è fantastica appunto quando utilizzo ombretti metallici, quando utilizzo ombretti shimmer. Se vedete che la luce cambia perché fuori c'è un po', c'è il diluvio universale, un po' c'è il sole, quindi probabilmente sarà così per tutto il video, vi preannuncio. Poi c'è una 24/7 Glide On Pencil della collezione Jean-Michel Basquiat, io non lo so pronunciare, aiutatemi. Comunque c'è una matita occhi waterproof, questo verde, oh my god, è super intenso, ho strotto la punta perché sono andata troppo pesante, super morbida, è di un verde lime super intenso, super scrivente, pazzesca. E poi ci sono altri due prodotti di questa collezione, io non so pronunciare il nome di questa collezione, c'è, allora vediamo che cosa c'è qui. Credo che questa sia una palette di ombretti,
Lo so, questo è il packaging. Oh, sì, è una palette di ombretti. Uno dei colori è uguale alla matita verde lime. E poi ci sono rosa, fucsia, viola, nero. Questo è un bellissimo verde bosco, verde petrolio. E poi azzurro e blu. Io descrivo sempre i colori a caso perché non so veramente descriverli. Però molto molto bella questa palette. Non voglio fare gli swatch perché magari le metterò in palio in un giveaway. Vedremo. E poi c'è un altro. Questo invece credo sia una palette di blush, sempre della stessa collezione, e all'interno ci sono due blush, uno terra ed un illuminante. Wow, bellissimi questi colori, piace molto questo blush. Se sarò mai abbronzata, è veramente carino come blush sull'abbronzatura. Quindi questo, sì, questo è tutto per il pacchetto Urban Decay. Proseguiamo. Ah no, mi sono accorta che c'è ancora un rossetto. È un nude, però è un nude, diciamo un po', descriverei quasi mattone. Un po' taupe, forse più a vedersi che nello swatch. Molto bello, devo dire, questo rossetto. Mi piace molto il colore, chissà se potrebbe starmi bene. Poi da Benefit mi sono arrivate tre cosine. Questa forse l'avete già vista su Stories, ma ancora non ve l'ho fatta vedere in video. E poi ci sono queste due cosine invece che mi sono arrivate tipo ieri. E vediamo un attimino cosa è. È una figata perché è tipo una macchina fotografica con tanto di tracollina, con la scritta Benefit. E vediamo che cosa c'è dentro. Wow, c'è un nuovo prodotto, Pore Minimizing Face Makeup. Allora ci sono il Professional Matte Rescue, che è un gel opacizzante per il viso, che a me serve un sacco in estate perché sono sempre lucidissima. Poi c'è il, il Professional, amo questo primer. Vi ho raccontato che ultimamente non esco più senza il primer, cioè non ho mai messo primer e vi giuro che, cioè, sono stata una scoperta. Sì, li mettevo una volta ogni morto del papa, però adesso, cioè, fissa ogni giorno. Poi c'è la la Shine Vanishing Pro Powder, questa è una cipria, anche questa super opacizzante, e poi questo che non conosco, che deve essere nuovo perché è un Pore Minimizing Makeup, Face Makeup to Minimize the Appearance of Pores. Ah, quindi sarà una specie di fondotinta, immagino, press, c'è scritto, proviamo. Sì, è una specie di un fluido colorato, cambia tipo colore, oh signore, diventa più chiaro, mio Dio. Figata! Non so se si vede perché è diventato del colore della mia mano. Ah, c'è scritto di agitarlo bene prima dell'uso. Bene, buongiorno. E va a minimizzare l'aspetto di pori e imperfezioni. Che figo, anche il packaging mi piace. Buonissimo profumo. Poi, sempre nello stesso pacchetto, c'era quest'altra bustina che io ho già controllato che cosa fosse, ma non l'ho accesa e non l'ho... Cioè, è una lucina per farsi i selfie. Credo si applichi, ci sono anche le batterie. Credo si metta sul cellulare. E perché ha questa specie di molletta. Selfie in progress, c'è scritto dietro. Che figata! Ho sempre voluto questa lucina per i selfie. Quindi sono contenta. Che figata! Grazie Benefit. Altro regalo che mi è arrivato da Benefit è il Boeing Erase Case, che mi è arrivato un paio di settimane fa, ma... dovevo ancora, l'ho tenuto da parte per farvelo vedere in un video haul. E ta-ta-da, è un super mega matitone gigantesco. Cioè Benefit veramente con i pacchetti è sempre qualcosa di molto ingegnoso. È una mega matita gigantesca con la cerniera. E vediamo che cosa c'è. Ci sono tre matite rosa. Poi ci sono tutti i nuovi correttori. Ci sono anche delle gomme da cancellare. Mini razors. Che carine! Con su scritto Boeing Benefit. No, ci sono anche i fermacarti a forma di cuoricino. Numero 2. Ah no, questa è la tonalità. Ok, la numero 2. A me servirà assolutamente la numero 1 perché mi mandano sempre le tonalità medie. A me servono quelle chiare, quelle fantasmino. Il packaging dei prodotti è troppo figo perché sono tutti packaging a forma di gomma da cancellare. E rende benissimo l'idea perché i correttori cancellano imperfezioni. Queste sono gomme da cancellare. C'è la nuova confezione del Boeing che io già conosco, ma appunto ha cambiato packaging. Là, mi piace il nuovo packaging, devo dire, molto carino. Poi c'è il Brightening Concealer, che non so se questo già esistesse, forse l'Erase Paste,
che io amo le Ray Space, forse è proprio lei. Poi c'è il Hydrating Concealer, quindi un correttore. Ah sì, questo è, oddio, aveva un altro nome, quello con la lampadina, non mi ricordo, comunque lo riconosco. Hanno cambiato i nomi e il packaging, ma i correttori sono gli stessi. E questo è quello che attorno ha una specie di balsamo idratante e al centro c'è il correttore. Questo è fantastico per il contorno occhi, se avete un contorno occhi secco. Questo è super. E poi c'è l'Airbrush Concealer. Questo non so se lo riconosco. Ah sì sì sì, lo riconosco assolutamente. C'è il tappino, non voglio aprirlo per il momento perché devo ancora decidere se darli in giveaway oppure forse se potrò usarli in estate, magari quando sarò abbronzata, sempre nel mese del mai. Però questi sono i nuovi correttori. Carino il packaging, carina l'idea del mega matitone. E poi mi è arrivata un'altra figata, un pacchetto da Dior. Adesso vi faccio subito vedere, a parte che già il sacchettino è molto carino, Dior California. E c'è una carinissima cannuccia con la scritta Love. Sono super emozionata per le cosine che vi farò vedere perché sono una più bella dell'altra e ancora non mi sembra vero che mi arrivino queste cose. C'è il Miss Dior Blooming Bouquet, il nuovo Miss Dior. Già il packaging è speciale e il profumo è buonissimo. Non è troppo dolce, ma è molto elegante e un profumo floreale. Io non sono bravissima a descriverli, ma provatelo se avete occasione perché è fantastico. Secondo me è meglio del Miss Dior classico. Poi ci sono tre dei nuovissimi Lip Tattoo. Ve ne ho già parlato di questi prodotti e mi stanno piacendo un sacco. Sono delle tinte labbra ad effetto tatuaggio, quindi voi le applicate e li restano per tutta la giornata. Sono fenomenali, da provare anche queste. Ci sono tre smalti, uno più bello dell'altro. Allora c'è questo rosa fucsia, ma non fortissimo, è Wonderland. Poi c'è Now, che tra l'altro, voi lo sapete, io ho un tatuaggio con la scritta Now e si chiama proprio Now ed è un bellissimo blu petrolio metallizzato. Questo l'hanno fatto apposta per me. E poi c'è Tra La La, fichissimo questo nome, Tra La La, il 155, che è un rosa confetto super super carino. Magari potrei indossarlo al matrimonio, che cosa ne dite? Molto bello, vuol dire che ci sto facendo un pensierino, mi è venuta l'idea così al volo. Poi c'è un'altra figata di prodotto perché è un sugar scrub, solito packaging Dior super carino, ed è appunto uno scrub in stick. Ah, questa invece la conosco bene, questa è la Hydralyte Fresh Hydration Sorbet Cream. Questa è una crema per il viso sorbetto, molto leggera e idratante, ma non troppo, perfetta per l'estate. Questa già la sto usando, quindi sono molto felice adesso di avere un backup, devo essere sincera. E poi c'è il Dior Skin Nude Air Tan Powder e questa, qui c'è anche il pennellino incluso nella confezione, ed è una terra opaca perfetta per il contouring con il classico packaging Dior, bellissimo. Poi mi sono arrivate altre cosine da NYX in questa pochettina colorata molto carina e metallizzata. All'interno c'è una Cosmic Metals Shadow Palette, quindi una palette d'ombretti metallizzati. Poi ci sono invece diversi colori per le labbra, sono i Cosmic Metals, anche questi si chiamano Cosmic Metals e sono tutti super super metallizzati. Questo è molto carino, tipo un oro chiaro super metallizzato, molto molto belli devo dire. Chissà se si possono usare anche sugli occhi per un effetto bagnato così. Carina come idea secondo me. Poi mi è arrivato questo pacco da Cotril che è stata una bellissima sorpresa perché, a parte, allora iniziamo da queste, ci sono delle racchette con una pallina per i giochi da spiaggia, che figata, che figata. Poi c'è una borsa da spiaggia, quindi ho veramente tutto l'occorrente già praticamente, una borsa da spiaggia. E poi c'è un telovale, quindi c'è fantastico, fantastico, grazie Cotril perché mi piace questo tipo di regalo. Poi qui ci sono, allora, Hydra Hydrating and Anti-Oxidizing Lotion. Poi c'è un Leave-In Hydrating and Anti-Oxidizing Spray. Questi sono tutti prodotti per capelli. Poi c'è il Hydrating and Anti-Oxidizing Shampoo, quindi uno shampoo, anche questo idratante. Poi, sempre della stessa linea, c'è anche la maschera per capelli. Questi prodotti hanno un profumo buonissimo, tipo di cocco.
Super super buoni in packaging rosa, non poteva che piacermi. E poi ci sono, allora, c'è sempre un altro prodotto della linea che è una mousse idratante, interessante, di solito le mousse non sono particolarmente idratanti. Poi c'è il Hydra Infinity, questo non so che cosa sia, vediamo. Ah, è una maschera spray intensiva per i capelli, che figata! E poi c'è un Beach Protective Oil, quindi un olio per proteggere i capelli dal sole quando si va al mare. E poi, ultimo prodotto, Shower Shampoo with Balm, quindi un shampoo con balsamo, sì, shampoo doccia con balsamo e una crema per capelli idratante. Carino questo kit, tipo da viaggio. Ora vediamo che cosa ho preso da... Questo acquisto in realtà l'ho fatto a Venezia e se mi seguite su Instagram e su Stories già sapete di che cosa si tratta, ma se mi seguite su YouTube, solo su YouTube invece non sapete ancora che cosa c'è all'interno di questa mega scatola, perché è gigante, aiuto, è gigantesca, sia la borsa che la scatola sono gigantesche. Vediamo un po' che cosa c'è, per questa non sono riuscita a stare ferma e l'ho già usata, appunto l'avrete visto nelle mie foto perché l'ho usata anche ad Amsterdam. E all'interno c'è lei, la mia nuova Saint Laurent, di questo bellissimo, bellissimo colore rosa pastello, è un colore che amo, come sapete avevo la Valentino di questo colore e come sapete me l'hanno rubata, quindi ho voluto riprendere una borsa sempre dello stesso colore, questa è un po' più spaziosa della Valentino e quindi sono andata da Chanel e di questo colore non avevano praticamente nulla se non una borsa che era esattamente del colore che volevo io, ma il modello non mi piaceva tantissimo. E poi sono stata da Saint Laurent e ne avevano 500 di modelli di questo colore, quindi ho avuto veramente l'imbarazzo della scelta. Volevo prendere prima il Wallet on Chain, ma non ci sta niente dentro. Poi volevo prendere l'altra, il modello liscio con il pompon, ma già ce l'ho di quella grandezza, già ho un'altra più piccolina con il pompon, quindi ho optato per questa che è un modello nuovo, è in chevron con questa fantasia così, ma mi è piaciuta perché è molto spaziosa. L'hardware è argentato come vedete dal logo e dalla catena, ma c'è questo pezzetto in pelle che va a proteggere la pelle della spalla. Come vi dicevo è molto spaziosa all'interno, ha queste due tasche belle ampie, poi c'è una terza tasca piccolina a lato e poi c'è una quarta, diciamo, con la cerniera al centro. Ed eccola qua, la nuova principessina, la nuova aggiunta alla mia collezione di borse. Io sono innamorata di questa borsa, questo è il retro, non c'è una tasca, ma preferisco che sia così perché è più bella, più elegante secondo me. Quindi questa è lei, la mia nuova aggiunta. Cosa ne dite? A me piace un sacco, sia per il colore, c'era appunto di diverse grandezze, ce n'era una anche gigantesca, tipo questa ma enorme, che poi avrei finito per non utilizzare così spesso perché le borse troppo grandi non mi piacciono tantissimo, a meno che non siano tipo per viaggiare o sì, per viaggiare più che altro, quando devo portarmi dietro veramente un sacco di roba, ma altrimenti questa secondo me è la misura ideale, quindi sono felicissima per questo acquisto. Arriviamo a questo che è il mega acquisto di cui nessuno ancora sa nulla perché non ho postato assolutamente nulla da nessuna parte, avete visto soltanto su Instagram una foto e alcuni filmati in cui avevo questa borsa, forse due foto e alcuni stories in cui avevo questa busta, ma non sapete di che cosa si tratta ed è una cosa difficile da trovare, sono molto molto contenta di averla trovata ad Amsterdam per puro caso. C'è la dust bag e tatarà, tatarà, rullo di tamburi, tatarà, eccolo qua! E lo zainetto, ho voluto prenderlo, amo, amo, amo questo zainetto Chanel. C'era anche nella versione più grande, l'ho provato, ma non mi piaceva tantissimo. La differenza di prezzo era minima, ma proprio la misura, la forma non mi piaceva. E quindi ho preso questo, che è appunto super raro da trovare. Ho trovato anche l'hardware che volevo, perché non lo volevo argentato e non lo volevo dorato con quel giallo forte. Quindi ho preso, come lo chiamano? Lo chiamano champagne. È un misto tra argento e oro, quindi posso anche abbinarlo molto più facilmente. Ci sono le due classiche, insomma, come si chiamano, bretelle degli zainetti, si può portare anche comunque così ed è stupendo, lo
adoro, non è in caviar, quindi è in agnello se non sbaglio, quindi è molto delicato, dovrò stare attenta, ma è bellissimo e sono molto molto contenta. E oggi lo indosserò, finalmente, visto che ho dovuto aspettare un bel po', tipo 2 giorni, però era già tanto per me, credetemi, e quindi sono super contenta perché oggi potrò indossarlo. E poi ho scoperto che da Chanel ci sono le nuove camelie, non riesco a farvele vedere in questo momento, ma non sono più di carta, sono un pochino più morbide, mi piacciono. Quindi questo era il super 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 mega haul di oggi, che spero vi sia piaciuto. Naturalmente scrivetemi nei commenti per qualsiasi cosa, come al solito sapete che li leggo sempre a tutti e rispondo sempre quasi a tutti, ma io insomma ce ne metto tutto per rispondere a tutti, se poi rispondo a tutti scusatemi, ma ce la metto tutta e metto cuoricini sempre a tutti, quindi avete notato, spero. Quindi questo è tutto, bacio enorme e alla prossima, ciao.